Buonasera a tutti dalle edizioni Arez, sono Riccardo Caniato. In collegamento con noi ci sono Don Vincent Nagel, autore di Viaggio in Terra Santa, e Costanza Miriano. Siamo una grande casa editrice e per forza di cose questo incontro coinvolge due grandi autori, che per l'editore rappresentano un desiderio realizzato. Don Vincent, autore Ares, e un grande sogno nel cassetto, Costanza Miriano, futuro autore Ares. Ha sorriso, e questo è importante. Allora, ma coinvolge anche e soprattutto questa sera due amici che sono messi insieme dal mistero, dal desiderio di condividere il senso profondo che ciascuno di loro trova nelle cose, per aiutarsi a scoprire reciprocamente un livello più alto di verità. Perché l'amicizia è questo, no? Reciprocità e condivisione per migliorarci l'un l'altro. Allora la formula pensata per l'incontro di questa sera è quella di un dialogo fra due amici, ispirato dal libro Viaggio in Terra Santa, ma in cui in qualche modo i ruoli di intervistatore che spetta a Costanza e il ruolo di intervistato di Don Vincent si possono anche rovesciare, no? Per dare libero spazio alle suggestioni di entrambi. Quello che posso dire è che è un gran peccato stasera non essere insieme davanti a un caminetto acceso, con il presepe accanto, un albero addobbato e in quell'intimità che anche la fisicità crea. Però, dovendo fare di necessità virtù, possiamo rimarcare che quando si è amici nella fede, soprattutto nella fede, funziona benissimo quell'interconnessione Wi-Fi che è cara Costanza e che è comunione con Dio ed è innanzitutto la preghiera, perché Dio poi è presente, no? In tutto, in tutti, nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Quindi, se stasera non ci troviamo nella compresenza fisica, siamo in una presenza di spirito, certamente nella presenza di Dio. Prima di lasciare la parola ai nostri due interlocutori, permettetemi un breve contributo di presentazione loro e del libro di cui parliamo. Costanza, lei è molte cose. Ma in questo contesto mi soffermo su Costanza autrice, anche perché nei suoi libri vengono fuori tutte le altre cose, cioè che lei è donna, moglie, figlia, mamma, amica, giornalista Rai. Ho detto poco fa che è una grande autrice e mi spiego, no? Ci troviamo a un fenomeno che da 8 anni, mi sembra circa, sforna dei libri in cui si racconta l'ordinarietà come se fosse della vita, come se fosse un romanzo d'avventura. E i suoi libri, mai banali, risultano provocanti e persino provocatori, no? Fin dai titoli. Sposati e sii sottomessa, rivolta alle donne. Sposa le muori per lei, rivolta ai mariti. Obbedire è meglio, no? Questi sono alcuni, perché poi ne ha fatti molti altri. Comunque, intendiamoci, la lettura di Costanza è godibilissima. Questo sì. Però lei con tanta leggerezza riesce al dono, no, di porti dei dilemmi decisivi per la tua vita, cinguettando con l'ironia e giostrando con il paradosso. E con ironia e con i paradossi, intanto ti dà evidenza che verità antiche e anche valutazioni di buon senso, che oggi per il pensiero comune sembrano quasi dei tabù, in realtà hanno ancora qualcosa da dire e hanno ancora una validità per l'uomo contemporaneo. Punto fermo di tutti i suoi libri, poi mi dirai se mi sbaglio, è che in un tempo come il nostro, che porta all'estremo l'individualismo, senza valutare anche i carichi di solitudine e di disperazione che ne conseguono, Costanza ci ricorda che siamo esseri in relazione, cioè fatti per l'altro. Certo, poi questo essere fatti per l'altro
Lei se lo spiega perché siamo innanzitutto essere voluti, amati da un altro. E qui casca a fagiolo il libro di Don Vincent, Viaggio in Terra Santa, no? Che accende i riflettori sulla vicenda umana di Gesù di Nazareth e sull'esempio di questo altro, no? Che poi è Dio che si fa carne e sangue. Apprendiamo che il segreto di un amore durevole sta nel sacrificio di sé. Gesù si fa uomo, vive e valorizza il quotidiano, ride, lavora, scherza con noi, però a un certo punto nel Vangelo di Giovanni si dice rispetto ai discepoli li amò sino alla fine, cioè fino al sacrificio di sé e per i discepoli di ogni generazione, anche per noi qui, ora. Ed è a partire da questo esempio di Gesù che Costanza può scrivere, ce l'ho qua, questo ce l'ho, niente di ciò che soffri andrà perduto, mistica della vita quotidiana. Ma a questo punto torniamo a Don Vincent, no, e al suo libro. Sta volgendo, che tra l'altro vi mostro, perché questo è il nostro, cioè, ci tengo. Ok, fallo un'altra volta perché la luce non abbiamo visto bene al libro. No, non ce lo fa vedere Stefano. Così. Ah, eccolo. Oh. Eccolo adesso. Ok, sì, esatto. Allora, noi stiamo volgendo al termine di un anno molto particolare, no? Che ci ha ricondotti all'essenziale delle nostre vite, inchiodandoci di fronte alla nostra finitezza e all'ineluttabilità della morte, ricordandoci che anche il mondo finirà, anche nella Bibbia è scritto il mondo finirà, noi finiremo, il mondo finirà. E in questo anno particolare abbiamo un po' sentito tutti il bisogno di cercare verità più profonde e di ancorarci, aggrapparci a delle autorità che fornissero delle certezze o anche solo dei barlumi di certezze. Il governo per alcuni, la scienza, la medicina, la tecnica. Ora Don Vincent, in questo contesto un po' desolato in cui siamo immersi, è una figura molto interessante perché la sua è stata una conversione adulta. Vincent era molto lontano da Dio da bambino, da adolescente, da giovane uomo e ha molto cercato, come tutti, no, le certezze, le ragioni di felicità su cui costruire la propria vita. E alla fine di tutto questo cercare che lo ha portato da San Francisco all'Oriente, all'Europa, alla Palestina, ha incontrato Gesù. Ha incontrato Gesù e si è fermato. O meglio, si è fatto sacerdote della fraternità dei missionari di San Carlo. È divenuto guida in Terra Santa, come apprendiamo dal libro. È cappellano della Fondazione Grassi, che vuol dire che è parroco di persone che stanno male, che non stanno bene. Quindi in realtà si è messo a correre più di prima, ma lo ha fatto accanto a Gesù, che è diventato il centro della sua vita, dei suoi pensieri, di tutto se stesso, anche del libro di cui parliamo questa sera. Qualcuno potrebbe chiedersi come, dove si può incontrare Gesù. Il libro di Don Vincent indica tre luoghi o situazioni di incontro. Spero di aver intuito giusto, però la parola di Dio, cioè le sacre scritture, i sacramenti che tra l'altro sono istituiti da lui proprio in Terra Santa, e la storia, mediante le fonti e i documenti che ci ha lasciato. E Don Vincent mette insieme, comparandole e compenetrandole fra loro, tutte queste tre condizioni di incontro, dando vita a un'opera originale. Originale perché non è il suo un libro specifico di esegesi sui Vangeli, ma anima i Vangeli nei luoghi abitati da Gesù. Non è una catechesi sui sacramenti, ma ti capita leggendo di vivere una messa nella chiesa della Natività di Betlemme, è così che vediamo Gesù prendere corpo nella mangiatoia e al tempo stesso nell'ostia santa. Non è un classico manuale di storia, ma è comunque un libro di storia, perché
collegando razionalmente i Vangeli ai luoghi e i luoghi ai fatti, dà prova che Gesù non è una favola, non è una teoria, non è un'ideologia, ma è un uomo che è veramente vissuto in Galilea, abbandonato da quasi tutti i suoi nel momento della crocifissione, ma riabbracciato dopo la risurrezione e mai più rinnegato a costo del martirio. Perché prima sono scappati, ma poi quelli che l'hanno riconosciuto vivo dopo la risurrezione sono morti per lui. Ora questa compresenza di parola, sacramento e storia rende davvero peculiare questo lavoro, perché se le prime due condizioni di incontro appartengono comunque a un vissuto di fede, cioè io vedo Dio presente nella Sacra Scrittura alla luce della fede, io credo Gesù presente nell'Eucaristia alla luce della fede. Ma il discorso storico è importante perché la sua indagine si sviluppa al di fuori di un incarnato di fede, intercetta anche chi non ha questo dono. E se tale indagine porta a dire Gesù non è una favola, ma è una persona vera, allora poi possiamo dedurre che le sacre scritture, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli non sono una favola e che i sacramenti che nelle sacre scritture vengono presentati e raccomandati, non sono una favola. E dalla corrispondenza di questi tre elementi siamo anche noi indotti con Don Vincent, volendo sintetizzare l'esperienza che lui ha trascritto nel suo libro, almeno come l'ho capita io, è che Gesù è risorto. Ma allora Gesù è vivo, è qui. Gesù è veramente il Salvatore del mondo. Questo libro non parla di un Dio minore che gli uomini si sono costruiti per darsi consolazione, ma del Creatore e Signore della storia che entra nella storia e nasce, si rivela, ci abbraccia, ci ama, ci educa, muore per noi, compiendo Lui verso di noi tutti i passi decisivi per dare significato alla nostra vita. A noi spetta solo di dire sì, come ha fatto la Madonna. Viaggio in Terra Santa, e concludo, è un volume che ci getta avanti nel tempo, perché mentre mai come quest'anno attendiamo con tenerezza il Natale di Gesù, ci porta a contemplare la sua Pasqua, ricordando a noi tutti che la speranza nel Dio che si fa uomo e nasce al mondo si compie pienamente con la sua seconda nascita nella risurrezione. In pratica, contemplando il Natale, contempliamolo la risurrezione in un tutt'uno. Perché nell'essere generato di Gesù al mondo e al cielo, ci è offerta non per iniziativa umana, il senso anche della nostra nascita. E la possibilità concreta di far parte della famiglia di Dio. Viaggio in Terra Santa ci fa incontrare Gesù. Incontrando Gesù, terra e cielo si incontrano. E ciò che è finito si immette nell'eterno di Dio, che si fa possibile anche per noi. Quindi io ti ringrazio tanto, Don Vincent, perché ci hai parlato di eternità, ci hai parlato di un futuro buono. Ci hai parlato che il mondo finirà, ma noi non finiremo, che noi siamo unici e cari a Dio. E io con questo vi lascio e quindi chiedo a te e a Costanza di continuare a parlarci di eternità, perché apri gli orizzonti, no? Grazie di cuore, grazie di questo bel libro e di questa bella occasione di incontro e di condivisione. Ciao a tutti e due. Grazie, grazie. Io mi sa che mi sono persa la parte dei complimenti diretta a me, vedi la provvidenza, era tutto gracchiante, ha sentito che parlavi di me, Riccardo, ma non ha sentito che dicevi, quindi bene, meglio così. Però insomma, bene. No, e sono felicissima di questa occasione di vedere Don Vincent, seppure non in carne, però. È veramente una gioia questo libro. Io, sapete, non sono una molto morbida nelle posizioni, le cose o le amo o le odio. Io questo libro io farò volantinaggio per regalarlo fino a che potrò, insomma, fino a che non andrò sul lastrico a tutti i miei amici, perché cioè, è veramente un libro
meraviglioso che mi ha aperto un mondo proprio sul vero volto di Gesù, o comunque intanto ha fatto pulizia di tutti i Gesù che io ogni tanto mi sistemo, mi faccio dei Gesù non mi scomodino troppo, che i miei Gesù mi raccomandano per esempio di andare a correre, mi faccio tutte delle cose che le vuole lui secondo me, no? Quindi invento, invece qui c'è il vero volto di Gesù, che non era molto un tipo molto complimentoso, non era molto... insomma, è molto diverso, ecco, e questo però mi interessa, perché mi interessa la verità. Quindi parto subito con la prima domanda, che è proprio basic, cioè questo libro lo può leggere anche chi non è stato in Terra Santa e chi magari a breve non prevede di andarci? Soprattutto questi. Sai, quando ho cominciato... Sin dalla prima volta che ho portato persone in Terra Santa, onestamente quello che era in me era una grande preoccupazione di portare, perché quando io faccio visita, quando leggo il Vangelo in questi posti, la mia esperienza è sempre stata così forte, così, se non trasformativa, almeno mi sfidava la trasformazione, e volevo solo portare le persone con me. Cioè di non guidarli, non informarli, non spiegarli, non predicarli, ma portarli nell'esperienza che facevo. E devo dire che ho scritto il libro così, proprio attraverso la parola scritta, la pagina, proprio di vivere tutto così, cioè attraverso questo mezzo. Cioè, non è uno strumento per chi va o chi è stato, ma uno strumento per chi vuole accompagnare una persona stupita. Ecco, tutto questo. E questo si capisce benissimo dal libro, perché si capisce che tu non ti senti fuori, ma sei con noi che viviamo quel momento, e non ti senti uno superiore che insegna, ma... si capisce che vivi quelle cose. E ti ha fatto fare, cioè andare in Terra Santa ti ha detto qualcosa che già non sapevi, quindi di Gesù? Ti ha fatto fare un passaggio nella fede? Mi sa che è bloccato Vincent. Sì, c'è un problema di collegamento. Si è interrotto un attimo. Il collegamento di Vincent. Sì. Credo che sia colpa mia, perché quando ci sono io la tecnologia si offende in qualche modo. Ce l'ha con me. Io la prima diretta di Luco stasera, e quindi ci siamo messi bene insieme. Mio marito mi fa: esci dalla stanza che non funziona il computer, io esco e ricomincio. Quindi non so, immagino. Aspettiamo un attimo, adesso lui si sta ricollegando. Sì, si è interrotta. Ora non sento neanche te. Tu mi senti? Poco. Io magari chiedo scusa, però facciamo come le interruzioni pubblicitarie. Siamo sotto Natale, abbiamo tante novità belle, quindi io vi presento un paio di libri delle edizioni Ares. E in particolare, spero che si veda bene, Il Dio Bambino di Don Michele Dolz, che racconta la devozione a Gesù Bambino dai Vangeli dell'infanzia ai santuari, ai santi che hanno avuto un particolare amore per il piccolo Gesù. Poi abbiamo E Dio fece il presepe di Enrique Monasterio, che è una favola che inizia così: in principio Dio volle fare un presepe e creò l'universo come un ornamento della mangiatoia. Quindi vedete, una favola che guarda ai bambini,
ma in realtà si rivolge agli adulti in una prospettiva di fede, ricordandogli un pochino qual è il centro di tutto. Poi, sempre non libri, proprio prettamente su Natale, ma di ambientazione natalizia, abbiamo 1914, qualcosa di nuovo sul fronte occidentale di Antonio Besana. Ecco, così si vede, che racconta la tregua di Natale del 14. Infine, abbiamo anche un giallo, il primo giallo delle edizioni Ares, che è ambientato alla vigilia di Natale. C'è una signora anziana, una povera donna pensionata, che si trova con un furfantello a rischiare la vita ai corni di Canso, in montagna. Io, mi spiace di questa interruzione, che cerco di riempire raccontandovi qualcosa di noi. E le dirette continueranno anche la prossima settimana, ci saluteremo con due ultime presentazioni, una lunedì alle ore 19, con la presentazione di un libro che si intitola L'angelo accanto a te, che è un libro di Don Marcello Stanzione, che spiega la figura dell'angelo custode e che è molto interessante soprattutto per la sua seconda parte, perché raccoglie 30 e più racconti di storie di venerabili, beati, santi, che hanno intessuto un rapporto speciale con l'angelo custode. E infine, martedì prossimo, sempre alle ore 19, avremo invece la presentazione di un libro che mi è caro, perché ho curato direttamente, che si chiama Gesù, pensaci tu, che è caro anche a Costanza, che ci ha regalato una bella recensione, ed è la biografia di Don Dolindo Ruotolo, scritta nei 50 anni della morte da suo nipote, grazie a Ruotolo, e che ha confidato tutti i suoi ricordi al giornalista Luciano Regolo, che è noto come direttore di Famiglia Cristiana del settimanale Maria Pontè, ma anche un autore che ha scritto parecchio e anche di mistica, perché ha scritto molto di Natuzza Evola, ha scritto anche della Madonna di Civitavecchia, ma è anche noto proprio come biografo di Casa Savoia per le edizioni Ares, è nostro autore, perché ha pubblicato con noi una biografia di Margherita di Savoia. A questo incontro su Don Dolindo Ruotolo, che è stato un santo straordinario, che si può paragonare e che è stato paragonato, cioè non da me, a Padre Pio da Pietralcina, per la ricchezza dei doni e dei carismi, e che univa questi doni mistici, però anche una sapienza incredibile, perché ha lasciato scritto 33 volumi di commenti al Vangelo. E questa presentazione coinvolgerà insieme con gli autori anche Don Luigi Maria Epicocco, che è rimasto entusiasta di questi volumi, e Monsignor Giacomo Pappalardo della Congregazione delle Cause dei Santi. Insomma, si presenterà nella duplice veste di giudice, perché le cause dei santi aiutano a capire, a determinare quali sono le condizioni perché una persona venga portata di altare, ma nello stesso tempo anche di testimone, perché ha vissuto personalmente un'esperienza di poco straordinaria che è legata proprio a Don Dolindo, a un intervento di Don Dolindo Ruotolo. Ecco, questi saranno i due prossimi incontri. Quindi, se volete, la zona rossa, o potete andare ai corni di Canso, quindi in montagna con l'Enel Moro, che è il nostro giallo, oppure restare in diretta con noi, perché vedete ci siamo praticamente sempre tutti i giorni, facciamo concorrenza a KTG24 e ci siamo. Comunque, Costanza, siamo io e te, che cosa facciamo adesso? Io potrei per esempio parlare di qualche passo, indegnamente, di qualche passo del libro di Vincent che mi ha colpito, cioè mi ha colpito tantissimo, per esempio quello del Tabor, il passaggio, innanzitutto, vabbè,
L'unico rimprovero che devo farvi è che manca una cartina, perché io ogni volta devo andare a cercare di capire dove mi trovo, in che punto. Ma questo è un altro dei miei deficit cognitivi. Siccome puntiamo la decima edizione, potremo provvedere. Esatto. Accontenteremo questo desiderio di una nostra lettrice. Per me sarebbe proprio un regalo. E però, ecco, a parte, ecco, la descrizione del Tabor, quindi anche pensare che esiste fisicamente, che è un luogo, un posto, mi ha colpito molto che anche io avrei detto, come Pietro, facciamo tre tende, e com'è bello stare qui. E Don Vincent scrive: Pietro vorrebbe cristallizzare la situazione positiva, mentre Gesù ovviamente ha in mente ben altro. Non vuole soltanto che i discepoli vedano la gloria che sarà l'esito della sua passione, ma anche che essi partecipino da protagonisti a tale passione e tale gloria. Gesù desidera che Pietro e gli altri soffrano e lottino con lui per risorgere e regnare con lui. Comprendiamo allora che tutte le grazie ricevute nella vita, che ci riempiono di stupore e gratitudine, non ci sono donate per assicurarci il benessere sulla terra, ma per permetterci di dire sì a Cristo e per collaborare alla sua missione. Cioè, mi colpisce molto il fatto che da tutti i luoghi della Terra Santa che ci fa attraversare, Vincent riesce a fare un collegamento molto concreto, molto, molto profondo anche con la vita e con la grande tentazione che abbiamo, credo tutti, almeno io, di immaginare un Dio che ti risolve le cose, che manda le cose come vuoi tu, una sorta di superstizione più che di relazione vera con un'altra persona, un Dio jukebox che metti il soldo magari della preghiera o del digiuno e che ti manda la canzone che vuoi. Invece Gesù ogni volta più entri in relazione con lui, e questo lo fa intendere benissimo Vincent in ogni capitolo, più entri in relazione e più ti cambia profondamente, e difficilmente ti regala le cose che chiedi, ma te ne regala altre molto più giuste, buone per te e molto più belle, anche se all'inizio fanno soffrire a volte. E mi è piaciuto moltissimo anche il passaggio su Maria, ora che siamo in clima di nascita, mi è piaciuto molto... Che cosa vediamo guardando Maria? Lui dice: guardando Maria scopriamo che vivere l'umiltà significa preferire sempre la realtà, anche quando essa sembra derubarci, ferirci e perfino ucciderci, perché solo nella realtà può avvenire l'incontro con Dio. Questa, secondo me, ecco, è sempre, forse sarà che è un tema che mi è molto caro, però mi pare che sia caro anche a Don Vincent, che è un po' la tentazione per eccellenza di scappare dalla propria realtà, dalla propria condizione. Io la chiamo, io ho dei canali che ogni tanto mi parlano, Costanza, li chiamo Costanza se, Costanza che sarebbe successo se, e uno immagina le vite possibili, le vite passate, le vite future, quindi le ansie. Invece il tempo di Dio è il tempo... È il presente, non è il tempo del passato con tutte le reclamazioni e con tutte le proiezioni. E il tempo di Dio è il tempo della realtà, ecco, mentre il demonio agisce sempre sul passato, facendoci pensare continuamente agli errori oppure quello che avremmo potuto fare meglio. E invece agisce anche sul futuro, facendoci sempre immaginare con ansia quello che potrà succedere. Invece Dio è il tempo, è il Dio del presente, è il Dio della realtà, e la realtà è sempre l'opzione preferenziale. E Vincent scrive: la Madonna ci invita ad accogliere la parola di Dio in modo che essa si faccia carne. Se recuperiamo questa posizione, cambia tutto il nostro dinamismo umano. Di solito, infatti, tendiamo a porre tra noi e la realtà spazi sempre più grandi, di diverso tipo. Sembra quasi che alziamo un recinto tra noi e tutto il resto, per far entrare soltanto ciò che decidiamo noi.
Non così possiamo trovare la risposta alla nostra vera domanda, che non è come posso non soffrire, ma dove posso incontrare un amore che non mi tradisca mai. Cioè, io trovo prodigioso questo libro perché va al cuore delle domande più fondamentali, partendo appunto dai luoghi che io ho visto, diciamo, con tutt'altro spirito, cioè non ci ho capito niente perché ero andata ospite, sono gratissima di essere stata invitata dal Ministero del Turismo israeliano, però sono andata come una viaggiatrice, non come una pellegrina, quindi non ho capito, non ho neanche intravisto tutto questo che invece Vincent riesce a cogliere da ogni luogo che illustra. E non possiamo non citare la casa di Giuseppe, che è in questo anno giuseppino in particolare. Vincent scrive: la storia di Giuseppe è molto semplice, è una storia di obbedienza ai fatti della vita, e torna a questo tema anche a me carissimo, un'obbedienza appunto semplice che però ha determinato il sorgere di una speranza più forte della morte. Per questo Giuseppe, il silenzioso artigiano della Galilea, si erge di fronte ai nostri occhi come un grande modello, perché noi, attratti da tante immagini in apparenza più interessanti, molto spesso dimentichiamo che la verità capace di salvarci può emergere soltanto dalla nostra obbedienza alle circostanze che Dio ci chiede di vivere. Penso che questa sia la grande malattia almeno della parte ricca del mondo, dell'Occidente, no? Cioè che la tentazione di scappare dalla realtà, di immaginarne altre possibili, e invece quello che appunto propone Vincent in ogni passaggio, almeno in molti passaggi dei luoghi che ci fa visitare, è che se siamo abituati per esempio a pensare che la vita della Sacra Famiglia fosse sempre dolce e lieve, il dialogo parla del ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio, e il dialogo ci porta a ricrederci. In esso emergono infatti il terrore di Maria e Giuseppe, il rimprovero da essi rivolto al figlio e la correzione quasi brutale di Gesù. Anche la realtà della Sacra Famiglia è stata intrecciata di fatica, di paura, di dubbi, e quindi la condizione che Dio, cioè l'unica cosa che Dio ci chiede per essere sani di mente e quindi santi, è stare nella nostra realtà con la maggiore adesione possibile, quindi senza cercare di schivare la sofferenza, ma anzi cercando di starci dentro meglio che possiamo. Per esempio, questa tra l'altro la definizione che dà di umiltà Vincent, dice: l'umiltà non consiste nell'abbassamento di sé, ma in una preferenza accordata alla realtà. No, l'umiltà è verità, è guardare con verità quello che sono, con pregi e difetti. È molto raro, scrive Vincent, incontrare persone capaci di vivere tale atteggiamento. Se ripensiamo alle nostre giornate, sono tanti momenti nei quali l'emozione dominante è quella specie di scossa che ci prende quando vorremmo che le cose fossero diverse da quello che sono. Normalmente perciò la nostra esperienza più forte non coincide con la scoperta di ciò che la realtà ci comunica, ma con la nostra resistenza alla realtà stessa e con il risentimento che proviamo dovendoci entrare. È l'esatto contrario dell'umiltà. Eccolo, tornato. Oh. A meno possiamo registrare una conversazione. Certamente tutti sono tornati a finire la deserta. Okay. Ma ho letto un po' di brani. Ok. Quindi spero che qualcuno ci sia ancora. Okay, sono 200 persone comunque che ti stanno aspettando, quindi. Okay. Quindi allora torno alla seconda domanda che avevo fatto, okay, cioè, non hai risposto, cioè che passaggio ti ha fatto fare e che passaggio ti ha fatto fare conoscere concretamente i luoghi di Gesù? Ah sì, stavo rispondendo quando mi sono accorto che non c'ero più. Le due sono le cose più importanti.
La prima è che, cioè, ero prete, giovane prete, un anno prete, e sono andato, sento i suoni, no? Voi no? Ok. Qualcuno sta lavorando sopra? Non sono io. Io... Però, ok, va bene. No, non ti so, vado avanti, come se non ci fosse. E niente, quando sono arrivato lì, cioè, assolutamente mi immergevo in un'esperienza di fede, seguivo un'esperienza, speravo in un'esperienza di fede, eppure quando sono arrivato lì, ho cominciato a vedere, cioè, per esempio, la casa di San Pietro, no? Cafarna, che, cioè, vedere come hanno preso prima questo strato di terra, poi l'altro, poi hanno trovato questo, poi questo, e cosa troviamo? Una casa del primo secolo, una casa del primo secolo a Cafarna, che poi è diventato chiesa. In chiesa troviamo tutti questi graffiti lodando Gesù e San Pietro, e poi diventa una basilica grossa nel quinto secolo. Allora, se quella non è la casa di San Pietro e Gesù e Cafarno, allora l'archeologia non vale niente, perché ha tutto per dire che lo è, no? E quando ho visto che era così, qualcosa è andato ding, perché fino a quel punto non mi accorgevo, ma per la verità, tutto quello che era fatto, i fatti della vita, di Gesù, un po' lo mettevo in scatola, in limbo, in qualche spazio inaccessibile. Chi lo sa, chi lo sa. Sono storie vere, ma fattuali, chi lo sa, no? E quando ho visto, ma e allora? Sai, c'è una barzelletta che certamente tu lo conosci, e forse qualcun altro me lo racconto. C'è un teologo, mettiamo Rahner, o Kung, cioè, è un teologo famoso per i suoi intellettualismi, mettiamo Kung, ok? E che lui lì al suo ufficio di università viene dentro il suo segretario tutto sfiancato, tutto tremante, e dice: oh, è terribile padre, ma cosa c'è? Cosa c'è? Oh, abbiamo ricevuto una telefonata, ma che? C'è il nostro archeologo gesuita, molto bravo, a Gerusalemme, ci ha chiamati, sì? Ha chiamato i generali, sì, a dire che sì, hanno trovato la tomba di Gesù, la vera tomba di Gesù. Eh sì? E l'hanno trovato dentro, le ossa sue dentro, hai capito? Ma no, sì, è terribile, ma cosa dici? È fantastico! Ma cosa dici? Fantastico! Vuol dire risorto, ma è fantastico, dice questo teologo. E perché è fantastico? Vuol dire che è veramente esistito. Perché per la teologia è come se non esistesse. È solo le cose di Gesù, le posizioni di Gesù, no? La teologia di Gesù. Ma Gesù come è fatto? Chi lo sa, no? E quindi per me, che non ero in nessuna linea avvio progressista, però ero anche così per me. E quando ho visto, no, i fatti assolutamente corrispondono, no? Era come se fossi liberato e non sapevo di essere nemmeno a catene. E improvvisamente un salto che per me era sempre una fatica, cioè di fare ponte fra le cose vere cristiane e la vita, i fatti sporchi della vita, cioè il sudore della vita, le passioni della vita. Qual è il ponte fra la verità e la vita? E a quel momento le cose hanno cominciato a venire fuori per me da sé, che i fatti corrispondono alle promesse di Dio, alla salvezza in Gesù Cristo. E ho cominciato semplicemente di vivere la fede in modo completamente nuovo. E questa è la cosa più importante. La seconda più importante è che
l'eternità ha cominciato ad essere riconoscere fatti. L'eternità riconosce fatti, anche fatti sanguinosi, anche fatti veramente putridi, perversi, storti, ma in cui, cioè, che comunicano la storia della redenzione di Gesù Cristo. Io purtroppo fra non molto devo andare per la novena di Natale, però no, aspetta, almeno questa domanda te la devo fare. C'è un luogo che ti è particolare, poi dico agli altri, casomai Don Vincent può continuare anche senza di me, ma io poi vorrei sapere due cose. Uno, se c'è un luogo che ti è particolarmente caro tra quelli che hai visto, e poi se c'è qualcosa che ci vuoi lasciare, non lo so, cioè se potessi portarci tutti questa sera, quale sarebbe il luogo che più ci aprirebbe gli occhi, ecco, su se ci potessi teletrasportare, siamo credo in 300 in questo momento ad ascoltarti, dove ci porteresti? Questo non è facile, però metto almeno questo qui. Bagnas, che nel Vangelo si chiama Cesarea de Filippo, e cioè, uno legge quello che dice, sappiamo, non sentito mille volte, no? E passavano per Cesarea de Filippo e Gesù dice le gente cosa dica che io sia, no? Cosa dice che io sia? E noi pensiamo che queste domande è uscite perché Gesù era strano, così uscite strane, non ha nulla a che fare con nulla, però quando uno va lì e capisce quello che è stato lì, e quello che è stato lì, quel suono non so che cos'è, e quello che è stato lì era una delle sette porte nel mondo romano-greco, cioè nel mondo di Virgilio, di Eneidi, o come si chiama quell'eroe di Virgilio che è in italiano, non mi ricordo, che erano dei sette porte all'inferno. Era un grande tempio al Pan con una sorgente insondabile, considerata proprio, quindi, cioè la gente arrivava da tutto il Mediterraneo, cioè spendendo tantissimi soldi a questo tempio, proprio per mettere dentro le loro offerte, e se fossero accolte, le idee, soprattutto il Pan, esaudiva. E davanti a questo spettacolo, la gente che arrivava a fare questi sacrifici, tutto il mondo, cioè caricati delle loro speranze, delle loro ferite, cioè, e andavano lì e Gesù ha detto, e la gente chi dice che sono io? Ma ha perfettamente senso, cioè, e poi va avanti, e poi quando Pietro risponde, muore disperato, tu sei, cioè, il Cristo, il figlio di Dio, dice, e beh, se questo è stato disperato da Padre mio, ma non solo questo, ma da ora ti chiamo Pietro, o Pietra, cioè, e cosa è questo luogo, questo santuario? È questo massiccio muro di pietra, no? Che va su e su, nei piedi del Monte Hermon. Se tu sei Pietro, su questo tu costruirò la mia chiesa, non come questo tempio, e le porte dei inferi non avranno in meglio. Gesù cominciava dai fatti, non portava dottrina celeste, ma guardava con noi ai fatti e voleva allenarci, guardare ai fatti e vedere l'offerta. L'offerta della strada alla casa di suo padre nei fatti, e lui partiva dai fatti. E quando ho visto questo, la prima volta, cioè, allora è reale, è tutto reale. Cioè, tutti questi strani frasi da Pietro guardavano quello che erano, perché lì c'è Gesù. Non so se ho risposto alla tua domanda. No, è perfetto. E quindi ci porteresti lì, se l'ultima domanda che poi devo proprio chiudere, se potessi questa sera caricarci tutti in un aereo al volo, dove per un'ora sola in Terra Santa, dove ci porteresti lì a Cesarea di Filippo, oppure
non so, al sepolcro. No, al sepolcro, sepolcro, dai. Andremo al sepolcro a fare silenzio. Perché quella tomba, che è al luogo della tomba, ma non ho tempo di spiegare come lo sappiamo, ma lo sappiamo, è che lì è una tomba vuota. Non c'è evidenza di niente se non che non c'è lui. No? E quindi dobbiamo chiedere, vorrei vedere Gesù, che cosa c'è? Ci sei tu. In quella tomba portiamo tutta la nostra vita senza tralasciare niente, perché noi vogliamo solo portare quelle parti di noi che noi pensiamo sono approvabili, sono belli, sono a meno non schifose, amabili. E tu non sei sempre amabile, forse spesso, se sei come me. E quindi lui vuole te. E noi siamo lì nel silenzio di quella tomba a dire salvaci, Signore, salvaci. Cioè, fa sì che già da ora la tomba non è l'ultima parola, ma lo sei sempre tu, in ogni momento. Grazie, grazie mille. Veramente comprate tutti questo libro, imparate la memoria, regalatelo. È veramente, non lo dico perché sennò qui non lo dico mai, però veramente è un libro dopo il Vangelo, però non molto dopo. È bellissimo proprio. Grazie, grazie a tutti. Bene. Vado a preparare la novena di Natale e avremo anche Vincent nella nostra novena, quindi grazie. Ok, ciao. Mi dispiace che il mio internet era andato via, mi dispiace. Siamo ancora in diretta, ma l'hanno capito tutti, purtroppo il wifi della casa si è tradito. Io speravo che Costanza ci suonasse una canzone.